Senti, durante l'intervista ti vuoi togliere la mascherina? Tanto stiamo distanziati, Ah, non va c'è problema. bene, Così sì. almeno, se no, devi stare nascosto con questa cosa, è brutto, dai. Ce le Poi teniamo non noi. esco mai, sono sempre solo, non c'ho problemi. Mi chiamo Patrizia, ho 45 anni e sono nata a Roma. Ho fatto il liceo artistico, mi piace tanto disegnare, leggere, i gialli, poi mi piace ascoltare la musica, mi piacciono molto i Depeche Mode. Sono Maria, sono nata a Roma e sono sola. Mi chiamo Isabella. Ho 49 anni e praticamente mi è stato diagnosticato il disturbo della sindrome bipolare. Sono Lionella, ho quasi 90 anni. Mi chiamo Romina e sto per compiere 50 anni. Io sono andata a scuola, poi ho preso il diploma da terza media, perché poi dopo non ho seguito più perché non avevo fantasia di studiare, e sì che ho lasciato perdere. E poi sono stati con i genitori, sì, sono figlia unica, perché poi mamma dopo no, perché ho sofferto da piccola e io ho sempre sofferto da piccola e da grande. Io ho lavorato la moda, capito? Sono stata una stilista, ho fatto dei capi importanti che sono andati un po' in tutto il mondo, collaboravo con una stilista, ho avuto un'attività per 23 anni e dopo gli 85 ho cominciato a crollare. Essere abbandonata perché ho una malattia mi secca un pochettino, perché essere abbandonata perché magari guarda mi picchi ogni giorno, allora ha un senso, ma essere abbandonata perché ho una malattia mi urta, mi urta parecchio. Sono stato figlio di ristoratori e ho quasi vissuto la mia vita dentro un'osteria, un ristorante, così. Ma ero l'unica persona che potevo, insomma, stando a casa, dargli una mano a mia madre. Ma poi è subentrata un'altra famiglia, cioè mia sorella, che poi è morta. Ma ci ho avuto i miei nipoti che hanno un po' approfittato della situazione. Un piatto di minestra non si nega a nessuno, ma per tutta la vita non si può fare, ho detto. E praticamente, ecco, mia madre mi picchiava, non picchiava solo me, ma picchiava anche i miei fratelli. Mio padre era un pochettino assente da questo punto di vista, lo sapeva, ma era un po' assente. Aveva provato anche a farla curare, ma lei proprio rifiutava qualunque tipo di cura, perché evidente, era palese che non stava bene. E attualmente non sono un medico, ma conosco quello che ho io e osservandola posso dire che comunque lei ha la stessa cosa che ho io. Il nostro padre è morto nel 2019, a gennaio. Noi usufruiamo, diciamo, della pensione del nostro padre, quindi lì è venuto a mancare la pensione. Quindi lì abbiamo dovuto usare delle risorse, praticamente, non lo so, qualcosa che mio padre aveva lasciato in banca per pagare le bollette, ma adesso in questo momento sono finiti i soldi e quindi. E vivo la mia vita quella che posso vivere perché ormai io ho una certa età, sono arrivato il prossimo gennaio, sono 69 anni, non è che sono bambino. Abbiamo pochi soldi, insomma, pochi centesimi. Se sta male, perché non puoi fare niente. Non può fare le cose, logico, fa le cose diverse da chi c'è l'acqua, da chi c'è l'acqua, perché loro non può fare niente, non può fare le cose, ecco, non può lavare i panni, non può fare la lavatrice, non può fare una doccia, non può fare niente. Troviamo le mele, ce le cogliamo dove si può. Abbiamo colto le olive, ci abbiamo fatto le olive fritte, poi cuciniamo, non abbiamo l'olio, abbiamo solo l'acqua e facciamo le olive fritte con un pochino di vino e ci abbiamo fatto queste olive fritte. Gli altri sono una grande risorsa nella vita di ognuno. Non è necessario che siano ricchi o poveri, eccetera, cioè può essere chiunque, chiunque. Diciamo, mi manca tutto l'occorrente per fare una vita comoda. Praticamente io fino adesso ho vissuto molto scomodo.
perché ho vissuto con quello che potevo e quello che avevo. Fino a che lavoravo al ministero stavo benissimo. Ho detto, adesso che vado in pensione, ho detto, so cominciati i problemi. E niente meno quanto so cominciati i problemi, ci sono messo pure anche la Covid. Non ci voleva, perché logico, perché visto che poi la situazione peggiora, visto che una cosa è un'altra, anche le persone che non ci sono più, ecco. Cioè, un po' sì, perché uno arriva in età. Ora sì, la mia vita, io qua stavo sempre da sola. Però quando uscivi, lo vedevi negli occhi della gente, c'era qualcosa di diverso, lo sentivi nel silenzio, era pieno, cioè mentre facevi la fila, ed era tanta la fila magari al supermercato, c'era silenzio, cosa che sembrava assurdo. Vedere anche le strade vuote, cioè la cassa senza macchine, cioè tu dici oddio, cioè sembrava davvero una cosa apocalittica, ma ripeto, quello che mi ha fatto proprio più impressione è il silenzio della gente, gli occhi della gente che comunque guardavi ed erano, cioè tu puoi distinguere stanchi, arrabbiati, felici, no, c'era qualcosa, non, cioè di indescrivibile, non lo so descrivere, non riesco a trovare un aggettivo perché non l'avevo mai visto. Io qua sola comunque stavo. Certo, se tu vuoi rimanere qua da sola, sai che se vuoi esci, è un altro conto. Se tu stai qua da sola, però non puoi uscire, perché comunque puoi uscire soltanto a fare quelle determinate cose, è un limite anche per me. Poi con la mia malattia avevo delle problematiche anche a reperire le medicine. Le amicizie si sono sgretolate tutte, le ho perse tutte per strada. Praticamente sono rimasta senza amicizie. Perché non lo so, vari motivi generali, non so, com'è, le amicizie non ce le ho più, le ho perse proprio. Le avevo, ma ora non. I parenti è come se non ci fossero, perché purtroppo non abbiamo più contatti da parecchio tempo. Mi è morto un figlio e quello mi ha depresso proprio tanto e sono rimasta sola. No, c'ho un altro figlio ancora, però la famiglia certamente non può dedicarsi tanto a me, no? Sono mamma di un ragazzo che ormai ha 21 anni, che non vive più con me dal lockdown, dall'inizio del lockdown in pratica, per motivi, vabbè, non lo so ancora, non li conosco, non ci sentiamo più da tanto. Mi sono sentita abbandonata in tutto e per tutto, però al tempo stesso, evidentemente, mi rendo conto che io sono stata, come mi ha detto, un suo problema e io non volevo essere un suo problema. Sai che mi ha detto mio figlio? Che io devo buttare via tutto. Io pensavo che non doveva finire la vita così, che Marco non moriva. E che tu apprezzavi, che voi apprezzavate per voi, ho fatto tutto. No, non butto niente io, e neanche vendo. A un certo punto ho chiuso tutte le porte, ho visto pure che se ne approfittava nessuno, mi aiutava, non mi accompagnava da nessuna parte, stavo sempre solo a casa. E questa è la condanna mia, che volevo fare cose adesso che non posso più fare come prima. Prima sapevo cosa dovevo fare, dove andare. Non ho mai trovato da fare una cosa diversa, oppure uguale, oppure meglio, peggio, come questo, di questo no. Giornata tipo, facciamo lunghe camminate. Cioè, io sto facendo una challenge con il contapassi, facciamo tipo 21.000 passi al giorno, oppure 14.000, insomma facciamo un sacco di passi. Mi alzo, mi faccio colazioni, ecco, la mattina prendo le mie, ecco, la sera, la mattina prendo le medicine perché ho la pressione, però dopo ecco, faccio colazioni e poi faccio altre cose, per casa. Il mio futuro non lo vedo, ma non perché non lo immagino, o perché posso avere tante cose da fare e dici allora chissà quale può essere. Io auspico
Io vorrei ammazzarmi. Ecco, questo, vorrei che la mia vita finisse, perché non gli trovo nessun tipo di valore. Sono cristiana. Allora dici perché lo dici? non lo so. La mia vita non ha nessun tipo di valore, io non ho nessun tipo di valore. Fino adesso è stato così e la mia vita è stare chiusa qua dentro. Io a volte mi sento un oggetto. Vedi come li sistemo, se ci fai caso anche di là. Tutti ordinati, tutti quanti precisi. Quello è il mio ordine, è il mio ordine vitale. E io a volte mi sento un oggetto, uno di quegli oggetti. E quando non li spolvero, quando non sono in depressione, quando sono buttata sul letto, io mi sento un oggetto impolverato. Io mi sento un deserto, io desertifico. Questo. Meno cattiveria, però la cattiveria ce n'è tanta, e allora c'è qualcheduna che è brava, che ti dà tante volte io pure chiedo un pezzetto dei panni, però non è che ti viano le scuse, una volta non lo comprano, una volta l'hanno finito, una volta l'hanno finito la sera, e io, cioè, una volta non ce l'hanno, cioè tira fuori tutte le scuse, certo, poi oggi uno stupido non è, perché anche uno stupido capirebbe le cose. Però ecco, per il pezzetto dei panni che poi che cos'è? Cioè, eppure c'è qualcuno che trova. Però bisogna vedere le persone. Ci sono persone che io vado a casa, ecco, come il vicinato, ecco, qualche vicino, e se tante volte la vado a trovare, ti offrono il caffè, ecco, no? Si comportano, ma però delle volte. E beh, mo sarà un po' più difficile, perché gli anni cominciano a passare. Mi piacerebbe fare la cameriera, diciamo, io farei la cameriera anche ai tavoli, però aspirerei anche a lavorare nel mondo dello spettacolo. A me piace la grafica pubblicitaria. L'ho studiato però pochi mesi, quindi non è che sono esperta. E Sistemerei l'acqua. Prima pensiero perché l'acqua? Sì, primo sì. Poi dopo se c'è qualche altra cosa, allora un conto. Però più che mai l'acqua. Adesso non so come andrà a finire la mia vita. Mi sento troppo abbandonata, troppo. Voglio dire alle persone che magari pensano che tutto gli è dovuto, tutto gli vada sempre così, di non pensare che sia così. Cioè, possono anche loro purtroppo andare a finire così. Gli altri, dicevo appunto, sono una grande risorsa, ti aiutano, sono il tuo specchio. Sono quello che tu alla fine puoi essere, puoi diventare o non potrai mai essere. E quindi ecco, a questo forse bisognerebbe pensare, non a se stessi, non al proprio piccolo orticello, ma all'altro, all'orticello dell'altro, ma non vederlo come qualcosa che lo si desidera a tutti i costi, ma aiutarlo a farlo fiorire. Forse è sciocco. Sembra che insieme ai cittadini esistano anche i non cittadini, persone invisibili, povere di mezzi e di calore umano, che abitano non luoghi, che vivono nelle non relazioni. Si tratta di individui a cui nessuno rivolge uno sguardo, un'attenzione, un interesse. Non solo sono gli anonimi, sono gli anti-uomini. E questo è terribile. Grazie ai progressi della medicina, la vita si è allungata, ma la società non si è allargata alla vita. Il numero degli anziani si è moltiplicato, ma le nostre società non si sono organizzate abbastanza per fare posto a loro con giusto rispetto
e concreta considerazione per la loro fragilità e la loro dignità, e nel far apparire i vecchi come un peso, una zavorra. Non solo non producono, pensa, ma sono un onere. Insomma, qual è il risultato di pensare così? Vanno scartati. È brutto vedere gli anziani scartati. È cosa brutta, è peccato. Con quanta facilità si mette a dormire la coscienza quando non c'è amore. Pensiamo a quanti vivono nella disperazione perché non hanno mai incontrato qualcuno che abbia loro mostrato attenzione, li abbia consolati, li abbia fatti sentire preziosi e importanti. Vi è infatti oggi la tendenza verso una rivendicazione sempre più ampia dei diritti individuali. Sono tentato di dire individualistici. Che cela una concezione di persona umana staccata da ogni contesto sociale e antropologico, quasi come una monade, monas, sempre più insensibili alle altre monadi intorno a sé. Simpatico, dai. Sì. Sono di sé da sé.